Benvenuti esploratori indomiti del mistero. Oggi visiteremo un paese assolutamente interessante e misterioso. Un paese fantasma. Il paese di Donomalo sorge a poche decine di chilometri da una nota località di villeggiatura, adagiata sulle rive di un grande lago alpino. Un villaggio così bucolico risulta però attentamente evitato dai percorsi turistici nazionali ed internazionali. Com'è possibile che un luogo così ameno sia dimenticato da tutti i più importanti tour operator? Noi, di Mysterium, andremo a scoprire anche questa stranezza inspiegabile. Le origini del paese sono controverse, tuttavia già Sempronio Urticense, nei suoi commentari narbonensi, fa riferimento ad una villa Malorum. Sebbene gli studiosi non abbiano trovato reperti di epoca romana, molti sono inclini a riferire all'età di Augusto la fondazione di un oppidum, in corrispondenza dell'attuale paese. Studi recenti retrodatano la fondazione di Donomalo al Neolitico Medio Antico. Infatti, solo qualche anno fa sono stati rinvenuti manufatti in pietra vecchissimi. Manufatti antichissimi e oppida romane. Va bene, tutta roba archeologica, risaputa in fondo. Ma la gente dov'è? Andiamo a scoprirlo insieme. Per molti secoli i Donomalini vissero quasi isolati dal mondo. Erano una comunità chiusa e malmostosa. Si dice che addirittura ringhiassero i pochi forestieri di passaggio. Poi un giorno del XX secolo, la postina come al solito arrivò in paese, ma vi trovò soltanto l'anziano parroco in uno stato confusionale. Era il 2 novembre 1911, fu immediatamente inviato un battaglione di bersaglieri che isolarono il perimetro del paese. 5 giorni dopo l'esercito se ne andò. Il parroco demente volle rimanere nel paese. Da quel giorno Donomalo fu come dimenticato dal mondo. E dov'è il mistero? Si tratta di uno dei tanti rapimenti alieni di massa di cui costellata la storia del nord Italia. O forse qualcosa di meno scientifico, qualcosa di più arcano e terrificante. Ad esempio, perché dare un nome così nefasto a questo paese? Non lo sappiamo con certezza. Sempronio non ci aiuta. Egli infatti riferisce solo dell'aspetto ferino e scontroso dei suoi abitanti. Tuttavia si ipotizza che il nome provenga dalla fusione dei termini dondolo e melo, cioè dondolomelo, probabilmente a causa dell'esistenza nel paese di un gioco per bambini fissato a un albero da frutta. Forse è meglio che qui la scienza si fermi e lasci il posto ad altre forme di conoscenza più accattivanti. La parapsicologia può aiutarci a svelare i misteri di Donomalo? Guardi, già nell'Ottocento i teosofisti provarono a scardinare il mistero delle origini del paesino con sedute spiritiche a distanza, senza peraltro un grande successo. La lontananza non aiuta di certo, si sa. Infatti, ma in anni più recenti, una spedizione di streghe, Sadhu e gerarchi nazisti guidati dal figlio di Crowley ha ritentato. Crearono un cerchio esoterico proprio al centro del paese, nella notte di Valpurga, che è in bassa stagione, ed evocarono le anime dei villici. Con quali risultati? Subito si manifestò lo spirito dell'ultimo abitante del paese, un vecchio prete, di nome Gianni. Non poteva trattarsi forse di uno scherzo? No, è assolutamente da escludere. Dietro di noi vediamo la cappella dedicata a prete Gianni. Mentre di fianco vediamo questo bellissimo esemplare di garofano quercia, un albero rarissimo che all'inizio del Novecento venne completamente distrutto da un fulmine proprio la notte in cui prete Gianni impazzì. Oltre quella montagna c'è il paese fantasma di Donomalo, mentre qui in questo luogo, in questo rudere, siamo nell'eremo di villeggiatura di prete Gianni. Comunque il vecchio affermò che sul paese gravava una maledizione orribile, un patto scellerato.
e che la sua anima pia doveva restare in quel luogo proprio per impedire alla profezia di realizzarsi. Maledizioni, profezie, ottimo! Su, avanti! Purtroppo una muta di lupi demoniaci zompò nel cerchio e portò via la povera anima. L'energia era talmente negativa che la seduta dovette essere interrotta. La parapsicologia ufficiale dichiarò il mistero misticamente inviolabile. Ma non per noi di Mysterium. Il nostro team di esperti non si è arreso davanti a queste ardue difficoltà. La voglia di sapere era troppo forte. Il Mysterium Team, coordinato dall'ineffabile Enrico Baldo Lorelei, ha sondato con sagacia ed entusiasta testardaggine ogni recesso dello scibile umano per risolvere il terrificante mistero di Don O'Malley. Antropologia, storia, archeologia e pornografia. Scienze occulte, satanismo antico e contemporaneo e futurismo. Astronomia, cosmologia, ufologia e addirittura salumeria. Pronto, T? Ah, Alien. Ah, mi scusi, ho sbagliato il nome. Contatti che vanno dalle autorità ufficiali ai servizi segreti deviati. È evidente che il male attanaglia e serra quel luogo tra le sue fauci sanguinanti e cattive. Reperti inquietanti sono di recente stati ritrovati nel sito. Ossa umane miste ossa di lupo. Come al solito, nessuno di quegli scioperati dà retta ai cittadini onesti che pagano le tasse. Aiuto! È stata acquisita una mole impressionante di indizi, informazioni, dati e input che ha dato modo di giungere ad una conclusione scientificamente ineccepibile. Chiediamo al professor Adone, se non lo sa lui, non lo sa sicuramente nessuno. Don O'Malley, quel bel paesino fantasma. Sì, certo, fatemi pensare un attimino. Avremo un po' di fretta, sta finendo la batteria della telecamera. Caspita. Vabbè, dai, i paesani tanti secoli fa facevano fatica a vivere perché in mezzo alle montagne c'era poco da guadagnare, così un bel giorno fecero un patto con Belcebù. Con il diavolo? Ovvio, comunque in cambio di un fracco di anni di prosperità, i villici avrebbero dovuto sottostare a una condizione che all'inizio sembrava quasi divertente. Un trucco del maligno, presumo. Sì, si trattava di essere scortesi con gli estranei. Insomma, rispondere in malo modo, guardare in cagnesco, dare indicazioni stradali sbagliate o mentire persino gli exit poll. Un vero dono maligno, dono malo. Ma poi, cosa è successo? Generazione dopo generazione si sono abituati a essere antipatici, a sociare. Insomma, dei lupi solitari, e infine sono diventati dei veri e propri licantropi. Ma la sparizione di tutto il villaggio e la faccenda del prete? Tutte le cose devono finire prima o poi, no? Così un bel giorno il maligno è tornato, si è preso i villici, tranne il vecchio prete, perché era già andato retto e non ha sentito tutto il trambusto. Poi è morto mezzo demente e il suo fantasma è rimasto lì. Questo spiega perfettamente tutta la vicenda del piccolo paesino di Don O'Malley. E come al solito, noi di Mysterium siamo stati in grado di dare un'esauriente risposta ad una inquietante domanda. Alla prossima, amici. Questo paese, che non vede passare una persona da anni, un paese sostanzialmente disabitato, noi cosa possiamo fare
per